Ciao a tutti gli amici di UDub. Oggi ho fatto il tributo a Giancarlo Padoan, scomparso purtroppo ieri. Ci mancherà. Ha doppiato Gene Hackman nel film Gli Spietati. E ha doppiato anche il cane Rolf nel Muppet Show. Scoprite insieme a me quali altri personaggi ha doppiato Giancarlo Padoan. Buona visione. Sì, un sacco di gente lo chiamava Due Pistole, ma mica perché teneva nelle fondine due pistole. Era perché aveva un uccello enorme, più lungo della canna della Colt Walker che portava. E l'oltraggio consisteva nell'aver infilato quel suo volatile in una passera francese, per la quale Bob l'inglese aveva un debole. Vede, la sera che Corky entrò al Blue Bottle Saloon, prima che se ne rendesse conto, il nostro Bob gli sparò addosso e lo mancò perché era sbronzo. Il fischio della pallottola frastornò il vecchio Corky, il quale commise un grande errore. Tirò fuori la pistola così in fretta che si sparò al ditone del piede. Nel frattempo il nostro Bob prende la mira con calma, tira piano il grilletto, ma lo manca perché è sempre sbronzo e colpisce lo specchio da $2000 sopra il bancone. Ma ora il baro della morte è bello che spacciato, perché Corky si riprende. Vorrei crederlo, ma non posso. Non mi fermerò finché non avrò la certezza che è morto. Ne parla come se fosse una bestia. Era un mio paziente. Smettetela con È le stato un mio foto. paziente per 15 anni. Era diventata un'ossessione per me, finché ho capito che non c'era nulla dentro di lui, né coscienza, né ragione, che fosse anche lontanamente umana. Un'ora fa gli ho sparato 6 colpi, ma lui si è rialzato, se n'è andato ed è sparito nel nulla. Io le sto dicendo che c'è la reale possibilità che sia ancora in circolazione. Tuttavia appartengono a due mondi diversi, perché vedi, lui è il re dei nani. Solo nel mentre in cui la campana batte le 12, lei può tornare da pecora all'essere del suo mondo originale. Eppure allo scoccare dell'ora lui viene fuori a quel modo, seguitando ad attendere la principessa. Di certo l'artigiano che ha costruito questo orologio viveva un amore irrealizzabile. Sai una cosa? A prima vista sembra che tu stia recitando la scena chiave. Spero che lo sia, se no mezzo pubblico sarebbe annoiato a morte. Vuoi dire che mezzo pubblico è ancora vivo? Accogliente, vero? Allora, tu dove andresti, a sinistra o a destra? Sembra tutto uguale. Mi sa che non andrai molto lontano. Tu da che parte andresti? Io non andrei da nessuna parte. Se è tutto l'aiuto che mi darai, vattene pure. Sai qual è il tuo problema? Tu dai una marea di cose per scontate. Metti questo labirinto. Anche se arrivassi al centro, non ne verrai più fuori. È la tua opinione. Ma è una marea meglio della tua. Grazie di niente, trovolo. No! È Gogol! Vai, vai, e non dirmi che non ti avevo avvertita. Un demone dell'antico Giappone. Eh? Ci sono demoni buoni e ci sono demoni molto, molto cattivi. Abbia poteri magici. In qualche modo li ha trasportati entrambi nel tempo. Black Richie, Dorman Seville, Carlin Steinholt, Luke Benjamin, eccetera, eccetera, eccetera. Cosa mi dice di loro? Archie. Lei sa quante probabilità matematiche abbiamo di trovare delle persone da un elenco di nomi che non risultano da nessuna parte? Sai una cosa, Thomas? Sta diluviando da questa parte dell'isola. Sì. È inutile che ti dica. Che diluvia anche tra qui e Kaulauer. Sì. È molto pericoloso avventurarsi. Con un tempo simile, Thomas. Vuoi qualcosa? I soldi per la benzina, solo quelli. Ma sì, ti ho detto che ti avrei risarcito. Ah, come se non ti conoscessi. Ok, ci sono tornato. Avevano tolto l'ancora ed erano spariti. Li ho avvistati, si dirigevano verso l'isola maggiore. E poi, verso sera, hanno incontrato un fuoribordo. Per prendere loro? Vai piano. Qualcuno è salito sul fuoribordo quando sono arrivati a Maui. Sarà la Bull. Probabile, se era a bordo. Puoi giurarci, sono sicuro che sta anche nelle foto. Bene, è il minimo considerando quello che lui ha tentato di fare a noi. Ebbene. Il silenzio. Una lirica di Rolf. Sono io. Silenzio. Ascoltare il nulla. Udire la quiete dello spazio eterno. Attraverso i morbidi e vellutati corridoi del tempo che spazza e spazza e. E spazza via il suono delle creature che piangono nella notte. Aspetta,
Sta tranquillo. Ti guarirò, ma ti dico una cosa, non devi più aprire il vortice fino a quando la tua ferita non si sarà completamente rimarginata. Musica. C'è una sola musica che mi piace ascoltare ed è il dolce suono della mia amata Sarah Jane. Ah sì, immagino che questo voglia dire che tu non verrai a sentirmi cantare 30-30. Ma no, no, giudice, ecco, vede, io non mi riferivo a lei. Naturalmente verrò ad ascoltare la sua canzone. Se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi al canale qua sotto e condividetelo con i vostri amici. Ciao a tutti e alla prossima!